Alice Basso e al suo secondo romanzo con Garzanti. Scrivere è un mestiere pericoloso, e confermo, scrivere è un mestiere pericoloso, ed è il proseguimento della storia della protagonista dell'altro romanzo, che è una ghostwriter. È uscito il 12 di maggio in occasione dell'apertura del Salone del Libro, oggi è sabato, ed eccola qua Alice. L'abbiamo un po' ricorsa e siamo riusciti ad acchiapparla. Ciao Alice. Ciao. Allora, scrivere un mestiere pericoloso, perché scrivere un mestiere pericoloso? Perché la protagonista... Mi viene ad avvicinarmi, ma forse sbaglio, vero? Va bene così. Momento tecnico. Non ti avvicinare e guarda in camera così i tuoi spettatori. Ok, a parte la parentesi tecnica. È pericoloso perché la protagonista del libro si ritrova nelle avventure più impestate, più difficili, incasinate. Per cosa? Non perché collabori con la polizia, cosa che peraltro fa, ma semplicemente perché scrive, quindi viene mandata a fare dei libri come ghostwriter per l'appunto, e casualmente ogni volta che la mandano da qualche parte, più innocuo sembra il compito, più terribile diventa lo scenario e si trova coinvolta in qualche cosa che non avrebbe mai immaginato. Ma tipo, voglio dire, lei scrive che cosa scrive? Per esempio, questa volta già partiamo male, perché il suo editore le fa un dispetto terribile e le fa, per vendicarsi di quello che è successo nel primo libro, e le fa scrivere un ricettario. E lei, se c'è una cosa, infatti vedete, siamo anche, come dire... Siamo in tema. Esatto, abbiamo uno sfondo adeguato. Se c'è una cosa che lei non riesce assolutamente a sopportare, a concepire, l'idea di cucinare, le fa schifo. E quindi già partiamo malissimo. Per compilare questo ricettario deve intervistare una cuoca. Peccato che questa cuoca, che è un personaggio, ha lavorato per anni e anni in una importante famiglia, conosca dei retroscena di un caso di cronaca nera molto grave che è avvenuto in questa famiglia cinque anni prima. E quindi lei si trova a suo malgrado coinvolta in questo cold case che viene riaperto e non vorrebbe, ma insomma le tocca. Allora, i romanzi di Alice, oltre che arguti, sono molto divertenti. Leggerli forse è pericoloso, magari, chissà, ma in questo caso per l'intervista non è pericoloso, ma anzi ci guadagni, perché noi ti regaliamo qualche cosa di dolce, visto che siamo a casa Cucco, eccetera eccetera. Che bello, no? Ma succede sempre. Allora, noi abbiamo dei partner che aiutano alla divulgazione della cultura, che sono il cioccolato Peirano di Torino, eccolo qua, lo puoi prendere, è vero, glielo diamo, non è che poi dopo glielo togliamo. È un Moleskine che è firmato da ACI Torino per prendere appunti come ghostwriter, insomma, per il tuo prossimo romanzo. Grazie, eh? Guarda te, che bello, uno fa un'intervista. Gli facciamo un'intervista, ti regaliamo i cioccolatini, cosa vuoi di più? E divulghiamo il tuo romanzo. Alice Basso, Samuele Marabotto per Prima di 10 Pagine, dal Salone del Libro. Grazie.